Marco. Sì, ciao mister. Ciao Marco. Da un lato c'è la fase difensiva, che ancora una volta non avete preso gol, avete lavorato di squadra, anche la voglia di Gatti di buttarsi l'ultima palla, dall'altro magari un po' di lentezza. E qual è l'equilibrio? Cioè un po' di mezzo al campo, un po' di lentezza nel giocare palla, è colpa dei centrocampisti o i difensori che devono prendersi più responsabilità? No, perché siccome non abbiamo preso gol è compito di tutta la squadra, quando dobbiamo creare in avanti è compito di tutte le squadre, iniziando dal nostro portiere che ha fatto molto bene oggi. Nel secondo tempo un po' meglio, cercando di trovare i nostri esterni, guardando l'avversario, facendo la squadra avversaria tornare indietro. Poche occasioni, ma quelle occasioni che abbiamo avuto potevamo andare in vantaggio, non è stato il caso. Andiamo con un punto a casa, è chiaro che non è quello che vogliamo, sicuramente il risultato non è quello che volevamo prima la partita, però la prestazione dei ragazzi è stata una buona prestazione in questo momento e dobbiamo continuare a crescere su questa strada qua. Io mi concentrerei proprio sugli esterni, Nico Gonzalez da lato, ma anche Ildis, che era veramente molto sull'esterno, quasi a giocare sulla linea del fallo laterale. Cercava ampiezza, però quando poi aveva il pallone tra i piedi è riuscito a creare due occasioni con solo 10 palloni toccati. Col seno di poi è valsa la pena mettere così decentrato Ildis, mister? Non ti sento benissimo, penso di aver capito la domanda. Kenan... Sì, Kenan giocando, sì, non ho capito alla fine il commento che ha fatto, però giocando da esterno, giocando contro una squadra che gioca una linea di 5 giocatori dietro, dobbiamo aprire e dobbiamo trovare, soprattutto della sua parte, avendo la forza fisica che ha, il dribbling che ha contro Manu, che è un giocatore più offensivo che difensivo, delle volte è andata dalla nostra parte, delle volte no, però è quella l'idea, è l'idea di aprire una difesa a 5, che non è mai facile. Oggi a tratti abbiamo fatto bene, altri possiamo fare meglio sicuramente. Edoardo Testori. Sì, buonasera Motta, proprio proseguendo su questo discorso, mi volevo concentrare un pochino su qual è secondo lei il modo migliore per andare a servire Vlahovic. Mi spiego, le due occasioni migliori le ha avute con quelle palle tagliate in profondità, una di Ildis l'abbiamo appena rivista, l'altra di Nico Gonzalez nel secondo tempo. È quello che richiede anche ai suoi esterni, cioè di giocare in quella maniera per valorizzare un giocatore come Vlahovic, o deve fare qualcosa anche di diverso lui? No, Dusan lo dobbiamo servire sia nella profondità, perché è un giocatore che l'attacca molto bene nel tempo giusto, sia arrivando lateralmente sul cross. È un ragazzo anche lì che attacca molto bene l'area di rigore, attacca bene alla pala, buon gioco di testa. Sono principalmente in due modi che possiamo arrivare a alimentarlo perché lui possa segnare più gol sicuramente. Ma in questo come si fa a non farlo innervosire? Perché sembra che quando si innervosisce nella partita poi lui esce dalla gara. Cioè, come ci stai lavorando su questo aspetto? Cioè, perché veramente cambia, veramente sembra un altro giocatore. Sì, sono d'accordo, in quell'aspetto lì sta migliorando tantissimo. È chiaro che l'attaccante vive per il gol, è normale, però lui ci dà tantissime altre cose, sia in attacco che in difesa, in tutto il complesso del gioco lui ci dà tantissime cose. Deve mantenersi concentrato e pensando solo esclusivamente a giocare, come l'ha fatto. In questo momento lo trovo molto bene, un leader positivo nel gruppo, cercando di fare bene il suo lavoro e aiutando le squadre. Questo che chiediamo, e lui deve continuare. Mister, martedì si ritorna a giocare in Champions dopo 685 giorni in cui la Juve è stata lontana dalla massima competizione europea. Per lei è anche una prima volta, c'è un po' di emozione? Oggi ha avuto indicazioni anche da questa partita su come affrontare il PSV, come la sta vivendo insomma? È un orgoglio per me, per tutti noi, è un orgoglio giocare una competizione così importante. Adesso che abbiamo finita la partita di oggi la lasciamo indietro, rimane nel passato, prendere le cose che possiamo migliorare e altre dare continuità, e da oggi già pensare nel PSV, una squadra che gioca bene a calcio, viene da un campionato dove loro dominano tantissimo il gioco, sono abituati a giocare con giocatori
di grande qualità, penso che sarà una partita equilibrata sicuramente, e noi sulla nostra linea, sulla nostra idea, cercare di avere noi il controllo del gioco, togliere la palla, perché loro con la palla è una squadra pericolosa, noi dobbiamo cercare di dominare noi il gioco per poter creare la, per poter creare dopo le occasioni a nostro favore. Grazie a Thiago Motta, in bocca al lupo ovviamente. Grazie. Grazie.